spagnola, Vansky. Ok. Giochiamo E4 contro Ege Özdemir dalla Turchia. Niente spagnola. Mi dispiace. Redde Rashonem. Grazie mille per il Prime. Ok, voglio chiedere al buon Vansky se vuole proporre qualcosa qui come apertura. Siamo ancora in tempo per la Alapin, certo. Tra l'altro è una delle più in voga al momento contro i 6. Vansky deve muoversi un attimo. Vada di Alapin, perfetto. Allora, Alapin ancora. E su D5, ok, ricordiamo che c'è questa E5, D4, questa variante bella tagliente. Però giochiamo la più mite, è per D5. E rientriamo in una buona vecchia Alapin. Cavallo C6. Facciamo cavallo A3. A6, cavallo C4, fischiettando. Ok, donna D8 è buona. Tante mosse sono buone qua. Madonna D8 va benissimo. Ok, possiamo fare alfiere E3, per esempio. B5 può farla, ma salto qui, quindi sono sempre contento. HBFS96, grazie mille per la subscription. Ti si vuol bene. Allora, cavallo E5. Cavallo E5. Ok, sembra una bella posizione per il bianco. Bella posizione in generale, ma dobbiamo credere nelle nostre carte, no? Se faccio cavallo per alfiere B7 forse mi incastra un po' qua. Però è anche vero che forse gli mangio un pedone. Ma proviamo. Regala una sub se indovinate l'acronimo. Ho bisogno di fare 6. Beh, è un buon tentativo. Un bastonato Francesco Schettino. Oh, mi piacciono queste challenge che hanno una deriva sbagliatissima, chiaramente. Donna C7 è una buona mossa. Non è a tema meme, è inerente al mondo musicale. Uff, difficile. Intanto facciamo il fiore 2, finché ci pensiamo. Okay, quella è diventata la cosa importante della partita. Il fiore F3. Sei del 96, grandissimo, non capirò mai. Cosa potrebbe essere? Aspetta! È tipo... No. Avevo un tentativo, ma... sicuramente sbagliato. Comunque... ora siamo in vantaggio di sviluppo, abbiamo i nostri vantaggetti classici da Alapin. Non possiamo lamentarci. Arrocco corto e bella. E siamo contenti qua. Non sarà un granché, ma un lavoro onestissimo. Ok, giochiamo A4.
A4 minacciamo, ok, minacciamo di aprire la colonna A e fare qualcosa. Alfiere D6. Ok, intanto mangio qui. Per non saper né leggere né scrivere. Se mangia qui, ok, guadagna un pedone, ma perde la partita. E poi non guadagna un pedone. Ok, e ora che si combina qui? Che se sposto il cavallo forse perdo perfino H2. Torre A8. Sì, torre A8 però a rocca corto. E cosa... Cosa succede, boh? Cavallo G4 potrebbe essere un'opzione. Mangio, se mangio H2, re H1, minaccio sia G3 che donna per G7. Questo possibile. No, ragazzi, appena fatto alfiere D6, perché non arrocca? Che non ha avuto il tempo, no? A per B. Poiretto, lasciategli un po' il tempo. Facciamo cavallo G4, sembra interessante. E qua, ok, ci siamo presi la colonna, abbiamo una piccola maggioranza. Grande Tony che ha scoperto, aspetta che sono curioso. E grande HBFS96. Stronger di Kanye West mi fa sanguinare gli occhi. Ok, non deve essere quella. Harder, better, faster, stronger. Devastante, fortissimo. Vabbè, raga, io sono commosso. Sono veramente commosso. Ok, arrocco, quindi ha deciso di difendere G7. Qua io speravo che alfiere H6 funzionasse, ma c'è F5, che è una mossa furbissima, perché minaccia G7, attacca la donna e continua ad attaccare qua. Però posso mangiare C5 qui. Mangiare C5 mi piace, perché qua si gioca per un vantaggio, ok, microscopico, però un qualcosina ce l'abbiamo. Se fa alfiere per H2, re H1, penso che il vantaggio sia più grande per il bianco, perché sto pedone è passato e forte, quindi alfiere per C5 è la mossa corretta. Ora, alfiere H6, lui deve fare F5. Questo è il famoso... l'attacco barbabietola. Alfiere H6 è l'attacco barbabietola. Però F5 è potente come risposta. Va bene, allora dimostriamo le nostre capacità di finalisti clamorosi. Con alfiere per... O ce li teniamo, gli alfieri? Forse gli alfieri me li voglio tenere. Facciamo alfiere per... Torre A5, magari. No, stiamo completamente ignorando la colonna D come se non serva a niente. Prendiamocela, va? Prendiamoci le colonne aperte. Lasciamogli le colonne smarse. Però, ok, torre D8. Fair enough. Posizione extra pari, purtroppo. Ah, la chat sta prendendo una piega clamorosa nel delirio totale. Non importa se quel pedone è passato, guardiamo avanti. Cosa?
Il passato è passato. Poesia. Ok, tutore F di 8. Boh. Lotteremo, sempre, però. Cheat. Ah. È una cheat di Barbero. Lookup. Vabbè, qua basta. Non leggo più la chat perché sennò perdo troppi neuroni. Ok, torre 8. Non mi fa impazzire per lui. Quindi posso giocare donna su sta diagonale e pigliarmi la colonna. Torre per A1, torre per A1. E ora non so se funziona, ma torre A8 sembra una roba. Ok, B4. Cosa sta succedendo qua? Allora, prima di che succedano disastri, io gioco G3 o G3 o H3. Penso siano più o meno uguali. Famo G3. Presa. B per. E ora su torre C8, torre A8. Questa è my idea. Ok. Forse. Ok, si gioca sempre un po' a una porta sola. Ok, possiamo giocare ad esempio cosa? Tipo donna B7, torre per, donna per A8, re H7, donna E4 scacco, re G8, C4. Una roba così. Non so come avrò intenzione di provare a vincere sto finale. Però ce la posso fare. Ah, tra l'altro vi posso tirare un pacco qua. Donna E3. Donna E3 però mi fa donna C6. Donna C6. Però io quello lo spingo un po', eh. Riesco a spingere C un pochino. Se mi metto in D4, magari. Tipo così. Donna C6. Se mangio la donna, mangio intermedia in C8, no? E il nero perde la torre. Quindi farà questa. A quel punto io devo cambiare le torri per forza, altrimenti perdo C3. E ora mi metto con donna D4. Donna in D4 sta da Dio e accompagna il pedone fino a C5. È una roba. Una roba, non sarà molto, ma iniziamo a macinare qua, siamo contenti. Su re F8 re non va lontano perché deve sempre difendere G7. Quindi avanziamo. Avanziamo, il nero è una posizione un po' scomodina, F6, ora gli facciamo sto scacco qua e avanziamo. Io qua col nero inizierei a prendermi malissimo. Perché sono molto più attivo. C5, C4, C6, C7. Gioco a scacchi da, ahimè, 15 anni, 16 anni. Che anno è questo? 2023. Gioco a scacchi dal 2006, 7. Quindi sì, 16 tipo. Ok, guardate che furbo che è lui, perché su C6 mi fa scacco, re G2, scacco e inizia a minacciarmi i perpetui. L'incubo di questo genere di finale, lo scacco perpetuo. Che sembra una roba da Harry Potter, ma
Ah, però sono furbo qua, faccio torre, faccio donna, donna b6. Non può cambiare perché il re è fuori dal quadrato. Non riesce a entrare in questo quadrato qua, quindi il pedone promuove. Quindi se è furbo fa donna f3. Però a quel punto, secondo me, io posso forse fare c6. Perché lui mi fa donna, ok, stessa idea, fare sempre donna di 1. Vediamo, c6, donna di 1, re g2, donna di 5, scacco, f3, e se mi dà scacco in prima, ok, non ho tanto tempo per pensare, purtroppo. C'ho delle mosse più sagge, purtroppo sì, ma non le vedo. Ah, però ho h4 qua, h4 è infame. H4 secondo me è forte. Perché adesso se da scacco, io vengo qua, lui torna in d5 scacco, io faccio re h2 adesso. Potrebbe farmi donna d4, che è una bella rottura di scatole effettivamente. Però ok, il vantaggio di queste posizioni è che male che va è patta, quindi malissimo che va. Ok, vediamo se ripete, ma sono stato un cretino forse. Ripete donna d4 e non ho modo. Non vedo un modo. Ok, diamo il tutto per tutto. Questa, dal punto di vista pratico, è una follia, perché ho 28 secondi e la posizione è molto complicata. Però ok, male che va, no? Torno indietro, mi prendo il perpetuo. E il G5 vuole attivarsi. Io gioco C6. Sto rischiando tantissimo qua, senza un vero motivo. Scacco, scacco, cosa mi fa? Donna in prima. Donna C1 forse. Donna D5, cosa minaccia donna C5? Donna D5, scacco. Io faccio C7, ma donna D5 non ha senso. Vuole mangiare qua, ma rischia, non so se rischia più lui o io. Ah, ok, bellissima G4. Su questa prendo matto. Quindi devo tornare qui. Scacco. Ok. Ok, ora donna F2. Questa era l'idea. Ah, bella idea di merda. Ok, ora sono io quello che deve dare perpetuo, mi sa. Va bene, abbiamo spinto un po' troppo, forse. Senza il forse. Vabbè, se non mi dà perpetuo è un po' un infame, eh. Va detto. Vabbè, va a cagare. Ok, un infame perché adesso perde, no? Donna G7 e il re se ne va, mangia qui e col re scappo di qua. Vabbè, però volevo vedere come andava a finire sto finale. Vediamo se c'era effettivamente un modo di vincere. Non credo. Non credo, ma ok, abbiamo forzato, abbiamo fatto gli sportivi veri qua. Dopo C5, donna B7, unica mossa che pareggia. Donna B6, donna D5. Ecco, qua io pensavo C6, ma pareggia subito anche questa, perché fa scacco, re G2, scacco. Io pensavo F3, scacco, re H3. Però il computer dice pari lo stesso, perché donna D5. Però aspetta, donna D5, C7. Ah, e c'è perpetuo con donna F5. Re G2, donna C2.
C'è sempre Perpetuo. Che rottura di balle. Su Re G1, donna C1. E ogni volta che torno con la donna perdo questo. Quindi non ha senso per me tornare con la donna. Quindi qua ho giocato H4. Donna D1. E qua, ok, se torno indietro è sempre patta. E qua donna D4 è la vera mossa forte, perché è l'unica che mi fa una minaccia e mi impedisce di giocare C6. Quindi questa è una mossa molto accurata. E qua niente, devo ammettere che la posizione è patta e basta. Invece qua si sbilancia un po' la situazione. C7, sempre pari. Re H2 sempre pari. Re G1, scacco. Anche qua è pari. Donna per F3. E qua lui inizia a dare scacco per farmi perdere di tempo. Ok, giustamente molto, molto agonista da parte sua, però. Ci sta. Ce la prendiamo questa. Ok. Un 2 secondi è onestamente too much. Vabbè, cioè... È vero? Cioè... Vabbè, no, non c'è paragone, dal vero è nettamente meglio. Da online è una merda, oggettivamente.